Di redazione show già in passato il commentatore era finito negli occhi del ciclone per le sue battute fuori posto. Non è la prima volta che il commentatore della Rai Lorenzo Leonarduzzi finisce illuminato dal chiaro occhio della celebrità non per meriti professionali. Oggi è finito al centro della controversia per frasi considerate inappropriate, razziste e sessiste da diversi spettatori, uno dei quali ha inviato proteste a Vone Mazzini. Era già successo in passato, nel dicembre 2020. Infatti, durante commento della manifestazione di Monza, vinto da Sébastien Ogier con Toyota Yaris WRC, il giornalista si era lasciato andare a uno scherzo di cattivo gusto sfruttando cognome della seconda classificata, Lopt Tanak Estonian. L'allora senatore del Partito Democratico Valeria Fedeli intervenne anche per stigmatizzare l'incidente. Si difese in questo modo: non esiste un intento sessista. Il massimo rispetto per le donne. Molto grave anche nel 2018. Quando Leonarduzzi ha ancora fatto parlare di se stesso pubblicando su Facebook Wishes to Adolf Hitler per il suo compleanno. Un goliardid che non è passato in silenzio l'allora segretario della commissione di supervisione Rai, Michele Anzaldi, ha fotografato il palo e ha denunciato pubblicamente il giornalista.